Questi sono i miei libri, scritti in tanti anni di mestiere con questa penna. E di alcuni di questi la signora Pewick non ne sta, vi parlerà in alcuni video. Intanto ve li voglio fare vedere per raccontare un po' perché leggo soprattutto. Mi piace parlare di libri importanti e questi sono quelli che ho scritto io con molta semplicità di vita e umiltà di conoscenza. Allora, la storia di Chiara Vita e di Caramuele, una storia d'amore come grani di melagrana, il teatro di Lisla Rumac che racconta raccoglie dei testi di teatro per bambini, come fare il teatro con i bambini anche a scuola, perfetti giorni qualunque, 8 racconti per la pagina e 4 per la scena, il cavaliere del superbo palato, un romanzetto gastronomico esilarante, un saggio sull'intermezzo comico del Settecento, l'opera risibile, il mio primo libro da ragazzina. Poesie, canti da Amaranta, e questo libro dedicato a Bellini, Bellini nella musica delle carrozze. Guardate come sfogliandolo sul pentagramma trotta la carrozza di Vincenzo Bellini. E poi Rum e Pera, una storia che racconta come molti ragazzi passano le sere a bere nei locali. E poi Scale Mobili. Ne abbiamo parlato, questo è uno dei miei primi libri, una storia di due ragazzini in una città, in una foresta magica, la foresta Millepiedi. Il teatro in scatola da scena, un manuale creativo su come costruire una drammaturgia breve e all'interno ci sono anche dei miei testi. Scritte attraverso l'utilizzo di queste carte da gioco e seguendo l'idea di una drammaturgia regolata. Lo svagato, ne parlerà la signora Pewick, breve storia dell'involuzione dell'uomo, abitare gli abiti bucato in versi. Queste fiabe, la leggenda di Mastro Simplicius, tutte fiabe scritte e dedicate all'organo, a questa meravigliosa macchina armonica e poi questa plaquette, la ferrovia, il carattere del courier che traccia binari, riflessioni di viaggio, di vita e anche questa, un'altra piccola plaquette con il naso rosso, in cui anche qui le lettere si divertono a giocare con il naso rosso, di un Augusto. Tutti per Bo, un libro per bambini che dà dei consigli su come vivere in stretto rapporto con la natura. E poi Jamile e la nuvola, ne parlerà la signora Pewick di questo e anche di questo, di Fuada delle farfalle. E poi Zicche sulla spiaggia, la storia di questo bambino che cammina tra il mare, la riva, con degli ombrelli. E ne parleremo e da questo libro ho tratto anche un bellissimo testo teatrale. Poi i libri Rubagliù, bellissimi, illustrati dai più grandi illustratori italiani. Tu sei mio, io sarò tuo. La forza e la pace sulle ali di Federico II, Ravella, Adelaide, i sortilegi, Rossini, piano pianissimo, forte fortissimo. William Shakespeare, La tempesta del guanto mascherato, la musica nel tempo dei fiori di Cappero, la storia di questa ragazza benedetta che possiede un grande talento, è una violinista, un romanzo ambientato nell'isola di Salina, uno dei miei primi romanzi pubblicati, L'amore in un tango e 4 stagioni portegna, ne abbiamo già parlato, il mio libro di testo creativo, Le forme della poesia e la musica. Insomma, questi sono i libri che hanno accompagnato la mia vita, il mio mestiere, come vi dicevo, altri, molti altri, più di quelli che vedete sono
conservati e chissà, un giorno qualcuno li pubblicherà. Ma intanto leggete, leggete sempre libri importanti.